Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti al complesso turistico Averno Damiani in questa mirabile scenografia estiva. Presentiamo la nostra 13ª puntata dell'Occhio del Commercialista. E oggi abbiamo come nostro gradito ospite una past president di un ordine, abbiamo Maria Gabriella Cogliani, che è stata presidente dell'ordine di Avellino, ma quindi una collega dottore commercialista, presidente dell'ordine di Avellino fino al 2012, e poi ti sei ricandidata nell'ultima tornata elettorale nel 2016. La tua presenza qui come esperienza, no, fatta nel tuo quadriennio di presidenza, nei tuoi rapporti quindi con il Consiglio nazionale, il tuo rapporto con i colleghi, e quindi hai certamente, puoi darci una serie di delucidazioni, di chiarimenti, di notizie, di informazioni per quello che riguarda la problematica che ci sta in questi tempi, in questo tempo un po' occupando principalmente, e cioè un po' la riforma del 139, le nuove opportunità di lavoro per i colleghi commercialisti, dove eventualmente poter più incidere e più in qualche maniera trovare delle opportunità. Tu che hai avuto questa esperienza presidenziale e quindi nei rapporti con il Consiglio nazionale, come vedi questa attuale situazione del 139 alla luce, e te la do così, alla luce anche della sentenza di Cassazione, della situazione delle SAF, insomma dei rapporti dei sindacati con il Consiglio nazionale, ci sono una serie di problemi, no, che ci sono in corso. Dunque, il 139 secondo me rappresenta proprio la chiave principale un po' di tutta la gestione di come deve essere organizzato il nostro Consiglio nazionale. Prima di tutto il sistema elettorale è la principale causa dei nostri problemi. Sistema elettorale perché il Consiglio nazionale viene eletto dai consigli dei gruppi. Certo. Quindi questo va a generare un'elezione quasi prevista, in quanto la votazione è sotto controllo. Bisogna controllare soltanto 140 ordini. Beh, insomma, non è che poi sono pochi, però. 140. Cosa diversa però controllare 114.000 iscritti. Quindi in realtà, anche se il 139 prevede i due mandati e poi a casa, questo però non succede. Non succede perché si fanno i due mandati e poi comunque si rientra o con una fondazione o rientrare in una partecipata oppure avere deleghe. Dunque, perché ci si abitua. Però questo sì, sono d'accordo, ho capito dove il senso di quello che vuoi dire, sì, assolutamente, che praticamente, come tu sostanzialmente dici, rimane una sorta di professione il fatto di essere come dire un referente, certo, della professione, diventa una professione nella professione. Certo, insomma. In questo caso in questo caso si eliminano tante altre difficoltà, tipo della serie che persone, pur di non uscire fuori, si passa da una lista all'altra, cambio di casacche, non si può candidare il marito, si candida la moglie. Quindi genera questo 139 rappresenta un bunker, quindi inaccessibile per tutti gli altri, anche se poi è difficile anche inserirsi in questo sistema. Certo. È una discussione che insomma, ecco, merita un approfondimento, perché da una parte noi abbiamo colleghi che si sono impegnati per la professione, si sono impegnati a livello sindacale oppure si sono impegnati, certo, a livello, diciamo, anche nazionale, e che quindi hanno maturato una certa esperienza. Chiaramente
io capisco che chi per 8 anni o giù di lì ha mantenuto, come dire, una poltrona, la perplessità o il percorso di considerarsi indispensabile, insomma, diventa vicino. Certo. No, ma io sono indispensabile, certo, alla categoria. Ci però si abitua anche ad una vita, certo, abbastanza dispendiosa, perché spendere solo per spese 90.000 euro, credo che bisogna impegnarsi, 90, 60, vabbè, 70. Questo però più poi indennità, fuori studi, eccetera, arriviamo a circa 200.000 euro, forse 180. Cioè tu dici che si perde la sensibilità della professione. Certo, certo, certo. Quindi diventa poi difficile abbandonare il campo dopo 2 anni. E quindi si creano società partecipate, associazioni e quant'altro, pur di rimanere. Però se nel frattempo ci fosse un ricambio, purtroppo diventa difficile, difficile, perché gli ordini sono gli ordini ad eleggere, certo. Quindi non posso pensare che se il marito non può candidarsi si può candidare la moglie, cioè ci sono 114.000 iscritti che altrettanto validi. Sì, sì, quindi, sicuramente. Quindi questo sta bisogna, a significare. Però bisogna che i 114.000 iscritti si impegnino su questa questione, certo, perché molto noi abbiamo riscontrato un po' nel tempo che c'è una sorta di lontananza tra il Consiglio nazionale, tra i consigli nazionali, gli ordini locali e i colleghi. Certo. Infatti questa iniziativa del nostro presidente nazionale è ammirevole, molto ammirevole, che è la prima volta che si organizza un'assemblea dove possono partecipare gli iscritti, certo, e possono addirittura prendere la parola, cosa, certo, che non è mai accaduta. È un evento che succederà il 4 luglio? Sì, il 4 luglio. Sì. E sicuramente il presidente Miani è la persona giusta per iniziare questo cambiamento. Vabbè, ha avuto questa sensibilità, diciamo, assolutamente, che è assolutamente aperto a tutte le altre richieste. Così come per il problema SAF, dove il presidente Miani ha voluto, certo, ma non è il presidente Miani ha convocato un'assemblea di tutti gli ordini, dove in questa assemblea i nostri rappresentanti degli ordini locali potevano prendere la parola ed essere in disaccordo, certo, cosa che invece è stata approvata all'unanimità. Quindi, allora, è certo, il presidente Miani. Questo forse effettivamente realizza questo scollamento di cui parlavamo prima, gli ordini forse. Esatto. E sicuramente questa iniziativa ha avuto inizio con l'esigenza del 139, però sicuramente il presidente Miani aprirà le porte anche per il problema SAF, se necessario. Ma secondo te quali potrebbero essere, diciamo, queste innovazioni che potrebbero essere utili alla professione, utili ai colleghi? Come si potrebbe immaginare un percorso di questo tipo? Un percorso di miglioramento. Adesso il sistema si è un po' incancrenito, diciamo così. Allora, ecco perché quando parlo e dico Miani può essere la persona giusta per iniziare questo cambiamento. Nelle persone. Ricordami, ma Miani è già al secondo mandato o può fare un secondo mandato? Perché Miani può fare il secondo mandato. Quindi diciamo che ha davanti a sé un minimo. Può fare il secondo mandato, ma Miani non so se lo vuole fare. Se lo vuole fare. Beh, se avvia questo percorso. A differenza di altri, Miani non ha bisogno di poltrone. Cioè, la poltrona forse l'ha lasciata o l'ha dovuta delegare per questo mandato. Allora io penso che Miani è la persona giusta per iniziare perché questo tu ritieni percorso. Che Miani sia esattamente nello spirito della professione di dedicare un periodo di tempo della propria attività professionale, sì, magari, alla categoria per poi ritornare nell'ambito. Non so,
adesso le sue esigenze, ora, quali certo, saranno questo. Le sue idee, ci ripromettiamo di sentirlo. Sì. Ci ripromettiamo sicuramente sarà disponibile, quindi il presidente Miani può iniziare questo percorso. E dove ci può portare questo percorso, Maria Gabriele? Cioè, cerchiamo di individuare, perché l'idea è chiara, la disponibilità la tocchiamo con mano, certo. Adesso però dobbiamo cominciare a immaginare verso quale direzioni. Innanzitutto questa modifica del sistema elettorale, perché genera delle grosse anomalie, diciamo così, certo. Ecco, e disabitua anche i colleghi. Tu saresti indirizzata o consiglieresti una iniziativa più diretta alla elezione diretta o all'elezione tramite le elezioni di grandi elettori, quindi un po' anche questa un po' più mediata, ma non gli ordini o gli ordini in quanto tali? No, cioè nelle votazioni degli ordini si vota anche il Consiglio nazionale. Ah, ho capito. Cioè tu dici praticamente nel momento in cui si votano gli ordini, momento, si votano anche invece, i delegati alla nomina, esatto. Delegati nazionali. Una scheda per il Consiglio locale, l'altra scheda per il Consiglio ma quindi nazionale. A questo punto questi delegati che poi rimarrebbero in carica? Consiglieri, non delegati, diciamo, viene nella stessa votazione. No, questi grandi elettori, sì. Che andrebbero a essere nominati in occasione della nomina del Consiglio dell'Ordine Locale, no? Si nomina il Consiglio dell'Ordine Locale e si nominano anche gli elettori, quindi sono altri rispetto ai consiglieri votati. No, o possono essere gli stessi. Questo è il sistema. stavo pensando al sistema che si utilizza per le casse di previdenza. No. Si nominano dei delegati, i quali hanno anche i compiti sostanzialmente di formare. Il delegato rappresenta il consiglio dell'ordine, cioè rappresenta gli iscritti, però. Rappresenta gli iscritti, ma anche il consiglio locale rappresenta gli iscritti. Quindi io non intendevo in questo senso, ecco, direttamente gli iscritti a votare ho capito. Il Consiglio nazionale, ho capito. Quindi, diretta nell'elezione diretta. Quindi ecco perché dicevo è difficile controllare. Un election day dove tutti gli ordini dello stesso giorno si trovano a votare. Nello stesso giorno. È una bella cosa, potrebbe essere una bella idea questa. Sì. Un election day dei dottori commercialisti. Anche perché non vedo questa... No, certo, è una bella proposta, anche questo vuol dire assolutamente interessante, perché così la vera e propria democrazia diretta, immediata, si arriva subito. Perché molte cose in questo modo sicuramente... E sulle SAF invece tu come la vedi? Dunque, le SAF tanto discusse, certo. In questo periodo. Le SAF le vedo, così composte, certamente non vanno bene. Innanzitutto per il pagamento e poi per l'eventuale specializzazione, quindi ne abbiamo fatte già tante di specializzazioni e quindi anche se ci sono delle cose nuove siamo abituati nella nostra professione, questo, quindi siamo obbligati, non abituati. abituati perché obbligati. Diciamo insieme, certo. Abituati o obbligati, forzati. Forzati, ecco, certo. Forse è la cosa giusta. Quindi non è certo questo che ci interessa principalmente. Un po' la formazione in genere, come questo obbligo anche dei crediti formativi, è chiaro che si tratta di un beneficio a favore delle società di formazione, è ovvio, perché sappiamo tutti come funziona la formazione, certo. I crediti e quant'altro. Questo potrebbe solo migliorare questo tipo di... Cioè, le SAF possono essere utili se intese come formazione di qualità. L'obiettivo era quello. Esatto, l'obiettivo che poi è nato con questo nel precedente consiglio mandato, è portato certo. Avanti in questo. Quindi il pagamento
questo obbligo di varie sezioni, sottosezioni e quant'altro. Beh, questo effettivamente potrebbe essere una forzatura, certo, anche perché va in contrasto un pochettino con quelle che sono le attuali specializzazioni prese probabilmente presso, esatto, strutture autorizzate o comunque, esatto, strutture universitarie. Esatto. E anche in questa occasione il presidente Miani sicuramente prenderà un'iniziativa per sentire un po' tutti, perché anche sono state organizzate delle assemblee dove i nostri rappresentanti locali dovevano già osservare queste, perché se sono stati chiamati in causa anche per avere dei suggerimenti, certo, e portare ciò che sono gli iscritti di quel territorio. Quindi evidentemente forse comunicano male, ecco. Questo sicuro, questo mi sembra uno dei problemi che forse è più attanaglia. Miani, perché le SAF adesso si abbinano al presidente Miani, c'è un'idea del presidente Miani, c'è un consiglio nazionale composto da 20 persone, 25, non lo so. Sì, forse lo, ecco, lo si abbina più che al presidente, lo si abbina a tutto il consiglio sostanzialmente, no? questa riforma delle SAF e quindi l'idea che probabilmente era un po' scappata di mano, no? E l'idea quindi di poi delle specializzazioni, degli albi, elenchi successivamente, però mi sembra che la disponibilità che il presidente Miani sta dando di riaprire un po' il discorso a tutti gli iscritti, per certi versi mi sembra anche una sorta di presa d'atto che la intermediazione sic et simpliciter degli ordini non ha funzionato. Esatto. Ma questo forse è un dato, esatto, di fatto, e il presidente Miani mi sembra che abbia colto. Esatto. Ha percepito questa sensazione. Questa è una bella, una bella notizia. È una grande dimostrazione. Quindi, adesso però i colleghi dovranno, e tutti quanti noi ci dobbiamo impegnare affinché questa apertura venga per il video di contenuti, perché se la lasciamo così cadere allora è un'opportunità da saper cogliere, quindi adesso è il momento anche di esprimere le proprie idee, buone o non buone, non ha importanza. Il confronto non ha mai danneggiato nessuno. Esatto, insomma, perché possono essere, si possono prendere spunti da quell'idea, ne nasce un'altra. Certo, quindi, come no? Assolutamente. Penso che noi siamo tutti quanti abituati a confrontarci continuamente con i clienti, con i colleghi, esatto, con le commissioni tributarie, con i tribunali, quindi diciamo il confronto non ci manca, quindi se lo possiamo fare anche tra di noi in maniera pacifica o comunque costruttiva, forse tra di noi manca, come anche manca l'informazione completa. Manca l'informazione completa e corretta. Cioè, è corretta. E questo noi cerchiamo, nei limiti di cui riusciamo a farlo, di collaborare a fare questa informazione, collaborare a dare notizie, dare voce a tutti quelli che possono darci qualche ulteriore, diciamo, apertura mentale, perché dobbiamo tutti quanti cercare di migliorare, positivo. È sempre positivo, e poi se uno si fa un'idea per poi poterne poi discutere ampiamente, certo. E questo ti ringrazio quindi di questa tua testimonianza, di questa tua partecipazione molto sentita, e anche di averci chiarito anche questa, diciamo, attuale situazione all'interno del Consiglio nazionale, delle posizioni prese dal presidente Miani, molto interessanti, e quindi dobbiamo adesso continuare a vedere gli sviluppi, e quindi poi ci risentiremo sempre su queste trasmissioni e su questo canale per poter informare gli amici che e i nostri ascoltatori. Grazie a te, Maria Clara, grazie a tutti, e alla prossima trasmissione. Grazie, arrivederci.